Sentiero 00 a Giogana, trapasso della Calla, qui dove mi trovo adesso, in direzione Poggio Scali ed Ermo di Camaldoli. Questo è uno splendido sentiero che passa, attraversa sulla mia sinistra, quindi qua non ancora, in questo momento non stiamo vedendo la riserva integrale di Sassofrutino che comincia più avanti, però dicevo, attraversa da una parte la riserva integrale di Sassofrutino e sulla destra la pietra, quindi bisogna rimanere dentro il sentiero, non ci sono sentieri che vanno verso sinistra e altri che vanno verso destra, si rimane sempre su questo percorso raggiungendo Poggio Scali, che è la vetta di Sassofrutino con i suoi circa 1520 metri. Poggio Scali, come ho detto più volte, citata anche dall'Ariosto nell'Orlando Furioso. C'è stato già il passaggio di alcuni escursionisti, vedete questo suggestivo scenario con nuvole basse dove si intravede il sole e un po' di neve a terra. Do un'indicazione, tra virgolette, tecnica, perché a volte me lo chiedete. Allora io, soprattutto in queste stagioni, no, quando il meteo può cambiare repentinamente, scrivo sempre la data in cui ho fatto il video. Non è che tutti i giorni vado a fare il video, anzi, generalmente in un giorno ne realizzo vari che poi dopo pubblico durante la settimana. Quindi questa mia pagina non può essere la pagina del meteo in diretta, ce ne sono altre e vi consiglio di seguire quelle se il vostro interesse è sapere il meteo on time. Io invece a volte sì, do informazioni meteo on time, però ecco, in altri casi, insomma, come in questo video, vi scriverò il giorno che l'ho realizzato, così saprete, insomma, qual era la situazione. A me interessa farvi vedere gli scenari ambientali, raccontarvi un po' di storia, ecco, insomma. Quindi lo dico per correttezza, metto la data in cui ho realizzato il video, e così lo sapete, no? Non vorrei che poi magari qualcuno vede poca neve, viene su e magari fra qualche giorno ce n'è tanta o viceversa, vede la neve e vuole venire su a vedere la neve e poi fra qualche giorno non ce n'è, insomma. Quindi guardate sempre la data che scrivo in cui ho realizzato il video. Un saluto da questo bellissimo scenario della Giugana.